L'Atlante dell'infanzia a rischio è il tentativo che facciamo ormai da 8 anni, che Save the Children fa da 8 anni, di scattare una fotografia sulla condizione di vita dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese. Cerchiamo di mappare, di raccogliere più dati possibili per capire come, dove è più importante oggi intervenire per aiutare le famiglie, i bambini per cercare di fare la differenza. L'Atlante dell'infanzia e rischio ci ha permesso di individuare alcuni problemi fondamentali, innanzitutto il ritorno proprio dal 2008, dal 2009 della povertà in Italia. La povertà minorile è diventato un problema. L'ultima indagine dell'Istat parla dell'11% ormai di bambini sotto la soglia della povertà assoluta, che è un dato molto preoccupante. A questo dato preoccupante della povertà si associa il dato altrettanto preoccupante della povertà educativa. La povertà educativa significa che appunto noi abbiamo cercato di incrociare tutta una serie di indicatori e ci siamo resi conto che se guardiamo la dispersione scolastica, se guardiamo tutta una serie di statistiche che elabora l'Istat su appunto i libri che leggono i bambini, i libri, il cinema, le attività culturali, eccetera, ci rendiamo conto che i nostri bambini purtroppo, molti di questi bambini sono esclusi appunto dalle attività culturali. Questo ha fatto sì che Save the Children, che è un'organizzazione che lavora nel sociale, negli ultimi anni cerca di promuovere una serie di campagne per contrastare il fenomeno della povertà educativa e quindi per mettere insieme il mondo del sociale, che lavora nel sociale, con il mondo della cultura. Cioè, noi crediamo che oggi, lo sappiamo da tempo, non si può fare più soltanto assistenza, ma bisogna programmare iniziative di lungo periodo, quindi cultura e sociale devono diventare sempre più uniti, perché soltanto in questo modo riusciamo a dare ai bambini e ai ragazzi di oggi gli strumenti per diventare cittadini di domani.